Pyramid Azir activated. Un incubo. È stato solo un terribile incubo. Non ho ucciso nessuno. Non stavo sognando. È accaduto realmente. Meglio prepararsi per andare al lavoro. La mia testa. È come se qualcuno ci avesse conficcato una sbarra d'acciaio e poi l'avesse fusa. Non resisto più. Ciao Warriors, un buon pomeriggio da parte di Angel e bentornati nella mia piramide. Siamo tornati con Fahrenheit. E ragazzi, siamo risvegliati in una situazione davvero assurda. Abbiamo creduto di aver fatto un sogno, ma in realtà soltanto la prova del sangue sul letto e gli avambracci tagliati è la prova che non stavamo sognando, che è successo realmente. Ok, vediamo di fare qualcosa in questo letto intanto. Queste lenzuola sono intrise di sangue. Non posso tornare a letto. Comunque non sono stanco. Beh, sì, questo è vero, ma intanto facciamo in modo che il sangue non si veda. Questo coprirà il sangue in caso qualcuno entri in questa stanza. Cambierò le lenzuola più tardi. Prendiamoci qualcosa per l'emicrania. Questo dovrebbe calmare la mia emicrania. Le avvertenze dicono non mischiare all'alcol. E noi non dobbiamo fare uso di alcol. Anche perché se faccio bere dell'alcol a Lucas va a finire che lo faccio cadere in depressione. E il libro? Così parlò Zarathustra, di Nietzsche. L'ho letto così tante volte che lo so a memoria. Nietzsche. Fantastico. Va bene. Andiamo. Chiudiamo la finestra. E usciamo. Il telefono. Pronto? Lucas, mi fa piacere sentirti. Ti ho chiamato per sapere se volevi andare a trovare mamma e papà al cimitero con me e, a essere sincero, l'ho usata come scusa per riallacciare i rapporti con te. Devo vederti, Marcus. Sono in un grosso guaio. Di che stai parlando, Lucas? Che è successo? Non posso parlarne al telefono. È una cosa seria, Marcus. Ci vediamo tra circa mezz'ora al parco. Ci vediamo lì. E con questa breve telefonata abbiamo avuto modo di conoscere Marcus Kane, il fratello di Lucas, il fratello maggiore. Ieri, ore 19:30. Lucas, sono io, Tiffany. Pensavo di fare un salto lì domani sera, all'uscita dall'ospedale, per prendere alcune cose. Senti, richiamami. Tiffany, un altro personaggio che nella vita di Lucas occupa un posto importante. Beviamoci un po' di latte. Perfetto. Vediamo un po' cosa c'è in questo cassetto. Una carta bonus. Grazie. Ok, vediamo di fare altro. E questo?
I vestiti che indossavo ieri notte sono intrisi di sangue, meglio non lasciarli qui. Sì, mettiamoli alla bara. Perfetto. Ora ci sentiamo ulteriormente meglio. Magari ci facciamo pure una doccia. Ok. Cioè che ci siamo, curiamoci anche gli avambracci, non vogliamo di certo andare in giro con gli avambracci tagliati. Anche perché sanguinano ancora. Ora va meglio. Adesso devo fare paura. Ok. Massacro in un ristorante nell'East End. Un omicidio brutale è stato commesso ieri sera nei bagni di un ristorante locale. L'omicida è un uomo di circa 30 anni, corporatura media e capelli castani. La polizia è già sulle tracce dell'uomo e tra qualche giorno renderà pubblico un identikit del suo volto. Sanno già tutto. Vediamo che... Polizia di New York, apra la porta. Ah, prepariamoci. Ehi, cosa sta? Fermo dove sei! Mani in alto! Queste continue visioni... Sto per diventare matto. Sono... Chissà che cosa sono. Beh, qualunque cosa sia successo, già abbiamo fatto quello che dovevamo. I vestiti che indossavamo ieri sera sono nella lavatrice. Abbiamo anche coperto il sangue che era nel letto. Le chiavi del mio appartamento. Le prenderò quando sarò pronto per andare. In effetti non ho torto. Ok. Accendiamo la TV. Vediamo cosa dicono le notizie alla televisione, poi ci andiamo a cambiare. Il cadavere di un uomo è stato trovato nei bagni di un ristorante nell'East End. La vittima è stata pugnalata diverse volte con un coltello affilato, mentre a pochi metri di distanza gli altri clienti consumavano la cena. Gli investigatori sono già sulle tracce di un sospettato, che si è dileguato poco prima che il corpo fosse scoperto. La polizia non ha rilasciato dichiarazioni per ora, ma restate sintonizzati. La vittima è stata pugnalata diverse volte con un coltello tagliente. Pugnalata diverse volte con un coltello tagliente. Con un coltello. Coltello. Mamma mia, lo sto facendo stressare troppo.
Devo cercare di fare in modo di fargli guadagnare un altro punto in più di sanità mentale. Sennò va a finire che potrebbe fare qualche gesto insano. Beviamoci un po' d'acqua, magari ci può essere d'aiuto. Polizia di New York, apra la porta. La polizia. Sanno tutto, sono venuti ad arrestarmi. Polizia, apra. Un attimo, arrivo. Non posso lasciare che trovino le prove che mi collegano a ieri notte. Ho pochi secondi per nascondere tutto prima di aprire. Signore, è la polizia di New York. Devo chiederle ancora una volta di aprire questa porta immediatamente. Siamo qui. Eccoci. Mi dispiace averla fatta aspettare. Ero sotto la doccia. Lei è Lucas Kane? Sì. Signor Kane, i vicini hanno sentito delle urla nel suo appartamento. Qualche problema? Sì, ero io. Sì, ero io. Mi sono tagliato con alcuni vetri rotti e mi sono agitato. Per fortuna, non è nulla di veramente serio. Le dispiace se entro a dare un'occhiata al suo appartamento? No, faccia pure. Come vuole, si accomodi. Che ha fatto ai polsi, signore? Gliel'ho detto, è stato un banale incidente con alcuni vetri rotti. Accidenti. Quando si taglia ci va giù pesante, eh? Grazie per la collaborazione. Scusi per il disturbo. Sa com'è, con tutto quello che succede, preferiamo essere scrupolosi. Lo capisco. Addio, signor Kane. Addio. Meno male che avevamo fatto tutto. Ora ci sentiamo un po' meglio. Prima eravamo stressati, ora siamo soltanto leggermente tesi. Va bene. Andiamo nella nostra stanza. Prepariamoci. È ora di andare a incontrare il nostro fratello Marcos. Bene. È tutto pronto, possiamo anche andare. Nostro fratello ci sta aspettando. Meglio non farlo aspettare. Comunque, raga, è successo proprio nello stesso modo in cui lo avevamo predetto. Ecco, ora qua possiamo un attimo scegliere, possiamo o andare al parco da nostro fratello Marcus, oppure passare direttamente con Carla Valente e andare alla centrale di polizia. Direi che Carla la possiamo anche lasciare a dopo, andiamo prima con Lucas. Da bambini io e Marcus eravamo inseparabili. Si è occupato di me alla morte dei nostri genitori. Direi che ci siamo allontanati quando lui ha preso i voti. Ma è ancora l'unica persona di cui mi fido veramente. L'unico che potrebbe credere che non ho niente a che fare con questa storia. Colletto bianco, nostro fratello Marcus è un sacerdote.
essere lui. Questa è una delle parti che amo di più. Ah, ragazzi, ci devo dire una cosa. A seconda degli scenari che sceglieremo di intraprendere, e le nostre scelte soprattutto, influiranno molto sul finale della storia. Lieto di vederti. Mi sei mancato. È tanto che... 2 anni. Allora, dimmi che è successo, Lucas. Ho ucciso un uomo, Marcus. È successo in un ristorante ieri sera. È stato come se fossi posseduto, in una specie di trance, una marionetta con i fili. Ho visto ciò che facevo, ma non potevo fare niente per impedirlo. Mio Dio. Non riesco a crederci, Lucas. Dimmi che non eri in te. Non saresti mai capace di una cosa simile. E c'è anche questo. Ti sei tagliato i polsi? Prima dell'omicidio ho inciso questi simboli sulle braccia con il coltello. Non so se abbiano qualche significato. Vuoi quei dettagli? Questo omicidio... com'è successo? Dopo il lavoro, ieri notte, mi sono fermato in una tavola calda a mangiare un boccone. Ho letto un libro al mio tavolo, credo. Dopodiché, buio totale, non ricordo nulla fino al momento in cui mi sono trovato nei bagni con un coltello in mano. Era orribile. Hai detto che eri in una sorta di trance. Ma cosa vuoi dire? Parli di magia? Stregoneria o cose simili? Marcus, non ho una spiegazione. Ti sto solo raccontando ciò che è successo. Sono sicuro di una cosa, però. Non sono stato io a uccidere quell'uomo. Ne hai parlato con qualcun altro? Con nessuno. Tu sei l'unica persona di cui mi fido. Parliamo di televisione. Mentre facevo questa cosa orribile, ho visto qualcosa. O meglio, qualcuno. C'era qualcuno lì con te? No, è stata una specie di visione. Ho visto un uomo in mezzo a centinaia di candele e c'era questa ragazzina. Hai visto una ragazzina? Sembrava sola, smarrita. Mi chiedeva di aiutarla. Cosa mi è successo, Marcus? Cosa devo fare adesso? Mi conosci meglio di chiunque altro, Marcus. Aiutami! Ascolta, Lucas, io sono molto confuso. Tutta questa storia è così strana. Sarebbe meglio se andassi alla polizia e raccontassi tutto quanto, Lucas. Costituisciti, prima che ti trovino. Pensi davvero che la polizia crederà a una storia come questa? Mi sbatteranno in prigione per il resto dei miei giorni e non saprò mai cosa mi è successo. Sono un prete, Lucas. Il fatto che tu abbia tolto una vita è una cosa molto grave. Ti ho detto che non sono stato io, Marcus. Tutti questi anni e non è cambiato nulla. Continui a non ascoltarmi. Lucas, non chiedermi di fare una scelta tra la mia fede e mio fratello. Non sono un assassino, Marcus. Sei l'unica persona di cui mi fido. Ti sto soltanto chiedendo di credermi. Molto bene. Farò il possibile per aiutarti, ma non posso fare nulla che vada contro ciò in cui credo. Ascolta, io devo trovare delle risposte. Ti chiamerò. Tieni. Ne hai più bisogno tu di me. Marcus, tu lo sai molto bene che io non credo in queste cose. Accettiamolo. Ci servirà molto. Grazie. Ogni crocifisso che troviamo sono una vita in più. E in ogni e comunque, raga, abbiamo appena avuto modo di conoscere padre Marcus Kane. Un'altra visione. Quel bambino scivolerà sul ghiaccio. Devo fermarlo. Il poliziotto del ristorante. Se non intervengo, il bambino morirà. Se intervengo, il poliziotto potrebbe riconoscermi. Cosa devo fare? Quel bambino non possiamo lasciarlo morire, dobbiamo salvarlo. Vai, Lucas.
Eccolo. Ha perso conoscenza. Presto. Devo tornare su prima che rimanga senza aria. Meglio muoversi. Perfetto. Ora dobbiamo soltanto fargli una respirazione bocca a bocca e evitare che muoia annegato. Il cuore non batte più. Presto, forse non è troppo tardi. 1, 2, 3. Vai. 1, 2, 3. Vai. 1, 2, 3. Vai. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Dai, riprenditi. 1, 2, 3. Ce l'abbiamo fatta. Pattuglia 324. Un bambino è caduto in acqua. Mandate un'ambulanza. Ragazzi, che coraggio. Il bambino sarebbe morto. Quello è un eroe. Si è tuffato nell'acqua gelata per salvare il bambino. Non ce l'avrebbe mai fatta senza di lui. Ero stato riconosciuto. Noi lo sapevamo. È difficile spiegare perché non mi abbia arrestato. Forse ha deciso che fossi pari. Avevo tolto una vita e ne avevo restituita un'altra. Non era cambiato nulla per me, ero ancora ricercato per omicidio dalla polizia. Ma uscendo dal parco, sapevo che potevo guardarmi di nuovo allo specchio senza vergogna. Va bene, Warriors. Io direi che la possiamo anche chiudere qui per oggi. Anzi, come episodio è stato molto bello. Questa scena soprattutto è davvero fantastica e soprattutto abbiamo avuto modo di far stare ancora meglio Lucas. Che dire, spero che questo video vi sia piaciuto. Sotto in descrizione vi lascio i link del mio canale YouTube ufficiale, il mio canale Twitch, il profilo Instagram e anche il mio profilo Wattpad. Se il video vi è piaciuto mettete un bel pollice in su, se non siete ancora iscritti iscrivetevi al canale e attivate la campanella per le notifiche. Vi mando un abbraccio enorme e con Fahrenheit, come sempre, ci rivediamo mercoledì. Pyramid Azir, Disable.